Il meteo è presentato da Ristorante da Chira Gas. Con bontà e risparmio siamo aperti tutto l'anno. Un saluto e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Andiamo a vedere quali saranno le condizioni previste per questo fine settimana e anche per le festività natalizie, iniziando appunto ad osservare la carta del tempo. Come si può vedere, la presenza in queste ore di una vasta struttura depressionaria che abbraccia un po' l'Europa settentrionale e centrale estenderà nelle prossime ore un flusso di aria un po' più umida e instabile anche verso il nostro territorio, determinando un temporaneo peggioramento. Poi nel corso dei prossimi giorni l'alta pressione da ovest tenderà man mano ad avanzare facendo affluire anche correnti via via più calde che proprio nel corso delle festività natalizie, quindi tra la vigilia e il giorno di Natale, determineranno anche un sensibile aumento delle temperature e condizioni di tempo relativamente stabile. Iniziando quindi dalla giornata di venerdì possiamo vedere un cielo generalmente nuvoloso coperto su tutte le zone con precipitazioni sparse che risulteranno più intense sui settori meridionali e sulle zone interne, dove potranno assumere anche carattere nevoso a quote collinari attorno ai 5-600 metri, ma localmente nelle prime ore del mattino qualche fiocco di neve potrà scendere anche a quote più basse fino a raggiungere i fondovalli interni. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati nord-occidentali e il mare risulterà generalmente poco mosso. Le temperature per venerdì saranno stazionarie, un lieve calo nei valori massimi, con un clima di stampo invernale e valori che difficilmente, anche nelle ore più calde del giorno, supereranno i 5-6 gradi anche in pianura. Per sabato avremo un cielo ancora inizialmente variabile o parzialmente nuvoloso per nubi basso stratificate, ma comunque durante il corso della giornata avremo un generale miglioramento del tempo con schiarite via via più ampie. I venti saranno generalmente deboli, localmente moderati settentrionali e il mare risulterà poco mosso. Per sabato i valori termici tenderanno lievemente ad aumentare, specie sui rilievi, ma ancora un clima ancora piuttosto freddo e di stampo invernale. Per la giornata di domenica non avremo grosse variazioni, quindi avremo ancora condizioni di cielo variabile per nubi alto stratificate con possibilità di foschie dense e banchi di nebbia nelle ore più fredde della giornata lungo la costa e nelle zone pianeggianti. I venti saranno generalmente deboli e variabili e il mare risulterà quasi calmo, localmente poco mosso. Le temperature anche per domenica saranno stazionarie o in lieve aumento, con un clima relativamente freddo e con valori che tenderanno gradualmente ad aumentare, specie sui rilievi. Infine, vedendo anche le condizioni previste per la vigilia di Natale e per il giorno di Natale, appunto, come detto, avremo correnti via via più calde sud-occidentali che determineranno un generale aumento delle temperature. Quindi, come si può vedere dalla grafica, si avrà un cielo variabile o parzialmente nuvoloso per nubi alto stratificate, ma non prevediamo particolari precipitazioni. I venti saranno moderati da sud-ovest, con garbino e libeccio sulle aree interne e scirocco debole lungo la costa, dove il mare risulterà quasi calmo, poco mosso. Le temperature appunto per il giorno della vigilia e per il giorno di Natale saranno in sensibile aumento, con un clima decisamente mite per il periodo e massime che in pianura potranno raggiungere anche i 15-16 gradi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi faccio gli auguri a tutti gli ascoltatori, vi do appuntamento alla prossima edizione.